Comunque non porto rancore verso l'Italia, perché ho sentito tanti italiani portano rancore, ne parlano male. Io no, non ne voglio parlare male, io l'Italia è un paese che amo. E quindi sì, chissà, dura quello che succede. Ciao Simone, allora, tu sei friulano e vivi ad Amsterdam, in Olanda. Da quanto tempo? Sono 6 anni, sono trasferito qua nel 2009. E cosa ti ha portato a lasciare l'Italia? Da prima è stata la mia ragazza, lei veniva qua per fare un dottorato e io ho pensato di seguirla e mi è sembrata anche una sfida, cioè era una bella sfida per crearsi una vita in un paese estero. Quando sono venuto qui ho capito che qua potevo trovare lavoro e potevo realizzarmi molto di più e molto più facilmente di quanto avrei potuto fare in Italia. E qual è stato il tuo primo impatto con l'Olanda? Beh, il primo impatto con l'Olanda è stato bellissimo. Era il 30 aprile, quando sono arrivato ad Amsterdam, era il 30 aprile del 2009, compivo 30 anni e mi ero appena laureato e il 30 aprile è anche la festa della regina. E Amsterdam era in festa, quindi quando sono arrivato c'era un party. E tutto è stato bello, mi è piaciuto, sì. E quindi qual è stata la prima cosa che ti ha colpito di più dell'Olanda? La prima cosa che mi ha colpito dell'Olanda è stata la luce, perché comunque le giornate, i tramonti erano lunghi, c'era un sacco di luce, per questa luce veramente potente. E poi il fatto che è una città piccola, una città a misura d'uomo, c'è un sacco di natura, la gente gira in bicicletta, è veramente rilassante come città, molto rilassante e comunque molto internazionale, una città al centro dell'Europa. Poi appena esci l'Olanda è fatta di campi, di campi di fiori, campi con animali. Il fatto che la natura è veramente in simbiosi con la città per certi versi, sì, queste sono cose che mi hanno colpito immediatamente. E dopo, insomma, ora sei qui da 6 anni. E dopo questi 6 anni ti senti ancora italiano o ti senti piuttosto olandese o europeo o qualcosa del genere? Dopo 6 anni diciamo che personalmente mi sento italiano e mi sento anche più italiano, perché quando sei circondato da persone di diversa cultura, diverso, cioè tu comunque enfatizzi quella differenza e ti senti, riguardi le tue radici e le senti anche più vicine. E quindi ti senti super italiano in Olanda. Poi quando ti trasferisci, cioè quando vado in Italia, invece mi sento anche lì un po' straniero, perché ormai non sono più italiano al 100%. Sento che non appartengo più completamente a quel posto. E quindi sì, è una sensazione strana, è come se sì, non appartieni veramente a nessun posto. Quindi direi che mi sento europeo, dai, europeo, sì. O comunque ti trovi spesso e volentieri a usare anche la tua italianità anche per lavoro, capito? Non lo so, io faccio il designer per quello, cioè vendo il fatto di essere italiano e ne sono fiero. Sì, parlavi a proposito di questa italianità di cui stavi parlando, è qualcosa che ti aiuta ad inserirti nel tessuto sociale olandese o qualcosa che ti porta ad esempio a circondarti solamente di italiani e a non fare troppa amicizia con olandesi, insomma, non integrati totalmente? Diciamo che è difficile, perché conosco persone olandesi, ho anche, cioè, diciamo, dei rapporti quasi d'amicizia, ma quasi d'amicizia, capito? Rimane sempre abbastanza superficiale, perché? Perché gli olandesi sono nel loro paese, sono cresciuti qua e sono già circondati e riempiti, la loro vita è riempita, è completamente piena di delle relazioni che hanno già e quindi danno poco spazio a relazioni nuove, capito? In profondità. Mentre è vero che le persone che sono qua, quindi gli expat, le persone che vengono dall'estero, quelle sì, tendono a unirsi e comunque a creare nuovi. Quindi è più semplice, capito? Quindi ho tanti amici expat, tanti amici dalla Russia, dall'America, da Pisa,
capito, Roma, cioè persone che vengono insomma da tanti posti e si trovano qui e non è il loro paese, quindi. Per quanto riguarda invece i modelli culturali, proprio le differenze che ci sono tra i modelli culturali, ad esempio immagino che in Friuli conti tanto la dimensione della famiglia, insomma del gruppo, del paese, ci sia una vita sociale più sviluppata di quella di un paese del nord Europa. Ma non saprei, cioè di questa cosa qua non saprei, direi che non posso neanche mettere vicino, cioè non lo so, Amsterdam con Pinzano al Tagliamento, che è il paesino dove vengo io. Cioè potrei dire Venezia, mettere Venezia con Amsterdam, però cioè, sono tutti paesi diversi, cioè capito, sono paesi diversi e non sentirei di giudicare, capito, quali sono le dinamiche. E i tuoi progetti futuri quali sono? Pensi di rimanere qui ancora a lungo o di tornare in Italia prima o poi? Beh, come ti ho detto, cioè, il mio motivo principale per venire qua è il fatto che la mia ragazza veniva qui e poi l'ho preso come, però devo dire la verità che il fattore lavorativo è poi diventato il motivo principale. Ma anche perché ho creato una vita qui, ho comprato casa, insomma sono abbastanza, mi sono stabilito abbastanza bene qua. Qui l'economia è migliore, il sistema politico, il sistema economico anche più sano che in Italia, quindi anche i diritti dei lavoratori sono molto di più, quindi io qua lavorativamente so che posso puntare in alto, capito? Posso fare tante cose, comunque ho un lavoro a tempo determinato, indeterminato, cioè c'ho una posizione, quindi sì, io non, per tutti questi motivi non tenderei a tornare in Italia. Mi mancano i miei amici, mi manca la mia famiglia, però come ti ho detto anche lavorativamente parlando non lo vedo come una cosa possibile, almeno non adesso, poi in un futuro chissà, tutto può succedere e non mi dispiacerebbe ritrovarmi in Italia.